una candidatura con Fiandoro in zona di non soltanto affrontare tematiche relative al territorio, al municipio e alle questioni cittadine, ma anche di estendere un po' di più alle questioni e alle tematiche nazionali di carattere più generale politico o culturale politico, dedicare più spazio a questi temi, e questa iniziativa di oggi va esattamente in quella direzione. Inoltre abbiamo assunto l'impegno di svolgere eventi e incontri itineranti o comunque nell'ambito di tutto il territorio, non soltanto nella nostra sede principale che è quella di Liguarda, e quindi questo fantastico salone che pochissimi circoli possono vedere a Milano oggi ci ospita e siamo più numerosi, quindi stiamo cercando di dare seguito ai nostri impegni proprio in quel senso. L'argomento di oggi è fondamentale, ricordiamoci che la legge bilancio non è soltanto qualcosa di estremamente complesso, ma è qualcosa di estremamente importante e che segna quello che è l'indirizzo culturale politico di un governo supportato dalla sua maggioranza politica al Parlamento. Quindi è, si tratta di un provvedimento, di una legge, vera e propria quadro che detta la linea di quello che si farà in quest'anno e non solo, perché poi sono delle previsioni fondamentali che si riguarderanno gli anni a venire, naturalmente il governo attuale e per un tempo. E quindi il fatto che noi abbiamo voluto dedicare una mattinata di approfondimento a questo tema, e vista la sua partecipazione, vuol dire che abbiamo fatto la scelta giusta. Bisogna conoscere questi argomenti perché poi vanno spiegati, vanno illustrati. Ci sono anche tante sottolineature che spero emergeranno, ma comunque poi sono a discrezione della curiosità di ciascuno andarle ad approfondire. Basti pensare soltanto, lo cito perché ne si è parlato per un po' di tempo, il provvedimento sulle detrazioni fiscali facciate, qualcosa gira già insomma di dominio pubblico, è un provvedimento importantissimo, ma sappiate da che è stato fortemente voluto, non dal Ministero dello Sviluppo Economico, non dal Ministero delle Infrastrutture, ma dalla cultura. Perché? Perché cosa significa questo? Significa, per un paese come l'Italia, per un paese dell'arte, il paese della bellezza, il paese del paesaggio, significa andare a investire proprio su questi temi, proprio sul paese, sull'Italia, chiaramente con un ritorno come volano economico per la crescita, le imprese, il lavoro, ma fondamentalmente andando a colpire, andando a sottolineare quella che è una vocazione del paese, che è quella dell'arte, della cultura, della bellezza. Come dire che dietro un provvedimento magari non banale, però ordinario, perché le detrazioni sono gli strumenti classici con cui il governo favorisce o nel caso sfavorisce una determinata categoria, un determinato fatto. Se si è intervenuti con un provvedimento del genere, andando a perseguire un certo tipo di orientamento politico, cioè valorizziamo la cultura, la bellezza e il paesaggio dell'Italia, questo è un fatto significativo che andrebbe apprezzato, a mio giudizio. Questo per dire come approfondire gli aspetti di una legge di bilancio permette di capire la razza profonda che sta alla sua base e quindi eventualmente apprezzarne gli intenti e gli impegni che sono stati alla base di coloro che l'hanno scritta e l'hanno ispirata. Detto ciò, direi che è tutto sufficiente. Passo la parola ad Alessia Potecchi, che è responsabile del Dipartimento Finanza, Banche e Fisco della Federazione della Segreteria Metropolitana Milanese. Naturalmente ringrazio i nostri ospiti, Antonio Misiani, viceministro all'economia, che è venuto apposta per noi, e il nostro senatore Franco Mirabelli, che veramente è preziosissimo per il nostro territorio, perché senza il suo supporto, il suo impegno, noi non potremmo mai avere personaggi di certo calibro nei nostri territori con questa facilità. E ovviamente grazie a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questo evento. Buongiorno. Grazie Mario e buongiorno a tutti voi, molte grazie per questo invito, mi fa davvero molto piacere essere qui quest'oggi con il senatore Franco Mirabelli, il viceministro dell'economia Antonio Misiani. Ringrazio il coordinamento della zona 9 del Partito Democratico che ha realizzato l'incontro di questa mattina. E parto con una premessa. Allora, il governo attualmente in carica è stato costituito, come sapete, a fine della scorsa estate, è nato per impedire le elezioni politiche che avrebbero sicuramente visto una vittoria della Lega, quindi è un governo che è nato in una situazione di emergenza democratica, si basa su un'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU. Alla fine di settembre del 2019 si è registrata l'uscita di Matteo Renzi dal PD con la costituzione dei gruppi parlamentari di Italia Viva.
Quindi è un governo che deve cercare sempre di fare sintesi, è un governo che ha il problema della competizione e che spesso ha delle iniziative da parte dei partiti che sono appunto identificative. L'eredità di questo governo è un'eredità compromessa. Abbiamo una forte stagnazione dell'economia, una paralisi nello sviluppo, i nostri giovani che emigrano all'estero per cercare lavoro, abbiamo un forte isolamento internazionale, l'aumento della povertà ed ipoteca delle clausole di salvaguardia basate sull'aumento in crescendo nel corso del triennio 2020-2022 dell'IVA e delle accise. Quindi la manovra di bilancio si è concentrata per due terzi sul reperimento delle finanze per la cancellazione appunto delle clausole di salvaguardia per l'anno 2020. Faccio un accenno anche alla politica internazionale, alla questione dell'Europa. In Europa c'è uno scenario che è completamente mutato. Le elezioni europee dello scorso 26 maggio non hanno visto una formazione così forte dei partiti sovranisti. È stata più che altro, come dire, una vittoria di Pirro. Abbiamo una commissione che è presieduta oggi da una donna, da Ursula von der Leyen, che ha innescato una linea di sviluppo, lasciando stare quella che era la linea dell'austerità precedente. L'Italia ha giocato molto bene le sue carte. I partiti che attualmente compongono la coalizione di governo sono stati decisivi nell'elezione di Ursula von der Leyen. E anche l'Italia, nella ripartizione degli incarichi, ha ottenuto degli importanti risultati. David Sassoli è presidente del Parlamento europeo, Irene Tinaldi abbiamo alla presidenza della Commissione Finanze e abbiamo Paolo Gentiloni che è commissario all'economia. E anche molti dei punti programmatici del programma di Ursula von der Leyen si sposano molto bene con quelli che sono i programmi del nostro governo, ma anche del Partito Democratico, ne cito qualcuno: gli investimenti per sostenere l'occupazione, la solidarietà sociale, la revisione del regolamento sui migranti di Dublino, il completamento dell'unione economica e monetaria, la tassazione delle multinazionali del web, gli incentivi all'economia digitale e anche, come dire, una politica estera che sia finalmente in grado di dare delle giuste risposte a quelli che sono i problemi posti dalla globalizzazione. E allora che cosa succede in Europa? Che si abbandona la linea dell'austerità, saremo meno legati ai vincoli di bilancio ma più improntati verso la crescita, lo sviluppo, l'occupazione, i temi sociali e ambientali. E direi che in Europa si comincia bene. La Presidente della Commissione, appunto Ursula von der Leyen, ha proposto, proprio di recente, una conferenza europea per rilanciare l'Europa. Il Parlamento europeo ha approvato questa proposta, la conferenza inizierà nel mese di maggio e terminerà nel marzo del 2022. Ed è importante perché al centro di questo dibattito ci saranno dei temi fondamentali: il lancio del Green New Deal, l'attuazione del pilastro sociale, l'armonizzazione della politica fiscale, la gestione solidale dell'immigrazione, e questa conferenza avrà la novità di essere per la prima volta aperta veramente alle parti sociali e alla società civile, vi parteciperanno le forze intermedie. Sarà praticamente aperta durante la presidenza di Angela Merkel e si chiuderà durante la presidenza di Emmanuel Macron. Entro nel dettaglio per un momento dei provvedimenti presi all'interno della manovra. Vediamo per semplificare voce per voce. Allora, l'IVA. Non ci sarà, come ho detto prima, nessun aumento dell'IVA nel 2020 e quindi nessuna tassa a carico dei consumatori, che avrebbe avuto delle ripercussioni forti sulla distribuzione e sul commercio. E l'attuazione di questa clausola di salvaguardia sarebbe costata 541 euro per famiglia, per un totale di 23,1 miliardi nell'arco del 2020. La flat tax è stata definitivamente archiviata. Per quanto riguarda i redditi delle partite IVA, lordi di 65.000 euro, è rimasto il criterio forfettario di determinazione dei costi, e questo è stato fatto per una semplificazione fiscale. Non è stata attuata la seconda tranche, che vedeva un'ulteriore aliquota forfettaria del 20%, per quei redditi che da 65.000 fino a un tetto massimo arrivavano di 100.000 euro. E non è stata più attuata quella sul reddito complessivo delle famiglie fino a un tetto massimo di 50.000 euro. Ecco, questo passaggio avrebbe stravolto completamente il discorso della progressività dell'imposizione fiscale, perché quando tu introduci diverse forme di tassazione che
che hanno regole diverse tra di loro, stravolge completamente il discorso della progressività sancito nella nostra Costituzione. Quota 100 e il discorso pensione. Quota 100 non verrà rinnovata la sperimentazione che va ad esaurirsi nel 2021. Allora, il provvedimento di quota 100 è altamente criticabile, ma la sua immediata cancellazione avrebbe riproposto il problema forte degli esodati. È stata prorogata per social ed è in vigore opzione donna, che è la possibilità per le lavoratrici del settore pubblico e del settore privato di andare comunque in pensione anticipata per il 2020. E proprio domani si aprirà il confronto con le organizzazioni sindacali per affrontare la questione dei pensionati. La diminuzione delle tasse sui lavoratori. Questo è un punto forte e centrale della manovra. Il taglio delle tasse ai lavoratori è un passo avanti, piccolo ma sostanzioso e molto significativo, sulla strada oggi più che mai necessaria del riordino delle aliquote dell'IRPEF per abbassare la pressione fiscale. Come ho detto prima, durante l'estate scorsa è stato scampato il pericolo della flat tax, che avrebbe eliminato completamente il discorso della progressività sancito nella nostra Costituzione, ed è stata molto saggia la trattativa che il governo ha condotto con le parti sociali, col sindacato, che ha così portato a casa un risultato che era stato negato in maniera avventata e imprudente da Renzi quando era stato istituito il bonus da 80 euro. Occorre però, questa operazione va oggi completata, occorre un'azione forte sui pensionati e su tutta quella no tax area che va appunto rivista, su cui bisogna mettere mano. E un altro elemento forte da tenere presente è un intervento sui salari, un intervento completo sui salari. Oggi con chi ha un reddito fisso guadagna poco, troppo poco. Noi in Europa abbiamo registrato una diminuzione forte dei salari reali che si è anche accompagnata a una bassa produttività, quindi questo è un punto che va ovviamente visto e su cui dovremmo intervenire. E l'attuazione della misura più importante della legge di stabilità dopo appunto il congelamento delle clausole di salvaguardia dell'IVA è appunto l'alleggerimento delle tasse su quella fascia dei lavoratori che ha un reddito annuo lordo tra 8.200 e 40.000 euro. Vediamo in particolare un momento entrando nel dettaglio. Allora, in particolare chi aveva il bonus Renzi di 80 euro, parliamo di quei redditi tra 8.200 e 26.860 euro, avrà dal 1 luglio 2020 100 euro al mese, quindi aumenterà il bonus che percepiva. Quelli che hanno un reddito tra 26.860 euro e 28.000 euro avranno 100 euro al mese in più, parliamo di quella fascia che invece non percepiva il bonus degli 80 euro di Renzi. Oltre i 28.000 euro lordi ci sarà in forma decrescente un aumento che si azzera al raggiungimento della quota dei 40.000 euro. Faccio alcuni esempi. Allora, chi ha 33.000 euro lordi avrà un bonus di 85, chi ne ha 37.000 di 48, chi ne ha 39.000 di 16 euro. Allora, questo è un sistema misto, perché mentre nelle prime fasce il bonus viene dato, nelle seconde fasce che ho citato sarà sotto forma di uno sconto sull'IRPEF. Questa misura coinvolge 16 milioni di lavoratori e andrà avanti per tutto il 2021. Reddito di cittadinanza. Allora, il reddito di cittadinanza è stato confermato all'interno della manovra, ma sarà accompagnato da una verifica forte dei risultati raggiunti e da un impiego sempre crescente di Navigator, perché il fine è quello di accompagnare veramente i giovani ha fatto uno sbocco professionale lavorativo, anche se i dati ci dicono oggi che è ancora molto forte il divario fra nord e sud in termini di sbocchi occupazionali. Lotta all'evasione fiscale. Allora, la diminuzione della pressione fiscale sui lavoratori e la lotta all'evasione fiscale sono i due punti centrali della manovra. Ogni anno per colpa dell'evasione fiscale si perde un gettito di 110 miliardi. Peggio di noi ci sono in Europa la Grecia e la Romania. La lotta all'evasione è un punto forte della manovra di bilancio che incentiva fortemente l'uso della moneta elettronica, interviene contro le compensazioni debiti delle frodi fiscali. Entro il luglio 2020 il governo si è impegnato ad abbassare le commissioni sull'uso delle carte, viene abbassato l'uso del limite massimo di utilizzo del contante a 2.000 euro a partire dal luglio 2020
a 1000 euro dal 2022. E per aumentare e incentivare l'uso della moneta elettronica viene, diciamo, stilato un programma che prevede un bonus a partire dal 2021 per tutti quei pagamenti che vengono effettuati in quei settori dove oggi è ancora molto forte l'uso del contante, e poi una serie di estrazioni di premi appunto per quelle spese che vengono effettuate con la moneta elettronica. La famiglia: dal 2020 sono previste molte risorse aggiuntive per il piano famiglia, 600 milioni in più che salgono ad oltre 1 miliardo nel 2021 per tutta una serie di servizi a partire dagli asili nido gratuiti per le fasce più basse. Viene creato tra l'altro anche un fondo per l'assegno unico e i servizi alle famiglie, con una dotazione di partenza di 2 miliardi, quindi insomma una cifra sostanziosa. Ma vediamo un attimo nel dettaglio per capire bene quali sono gli obiettivi della manovra 2020. Abbiamo detto blocco dell'aumento IVA e accise, che è stato pienamente raggiunto. Aumento delle risorse per gli investimenti, dando la priorità a quelli che hanno uno sbocco sociale e ambientale. Il sostegno ai redditi medio-bassi, questo viene fatto su due livelli: da una parte facendo leva sul discorso fiscale di cui dicevo prima, e dall'altra parte con tutta una serie di servizi per le famiglie, tra cui gli asili nido gratuiti. È un'azione forte di contrasto all'evasione fiscale. Oggi occorre dare certezza a chi produce, a chi consuma, occorre incentivare il lavoro, occorre incentivare l'attività di impresa. E poi la novità, e questo è l'avvio, oggi più che mai necessario, di una grande riforma del sistema fiscale che sarà concentrata soprattutto su tre questioni. La revisione dell'IRPEF, che nella sua struttura oggi l'IRPEF è diventata obsoleta, ma è diventata soprattutto punitiva per i lavoratori a reddito fisso e i pensionati. Va rivista, va modificata, bisogna togliere tutte quelle disuguaglianze che ancora sono vantaggiose per alcuni settori del lavoro autonomo. La razionalizzazione delle deduzioni e delle detrazioni per favorire con le giuste misure lo sviluppo economico e sociale. Qui apro e chiudo una parentesi. Quando è stata fatta la riforma fiscale nei primi anni 70 del secolo scorso, sono state via via introdotte troppe forme complesse di tassazione e anche un insieme di agevolazioni ed esenzioni che spesso non hanno avuto tutto quanto un discorso concreto e anche coerente, e quindi bisogna mettere mano a questa questione perché ovviamente va rivista e va riformata. Infine, ristrutturazione delle aliquote dell'IVA, e questo va fatto su due canali. Primo, con un confronto forte, serrato e continuativo con le parti sociali, quindi i sindacati, le associazioni, le imprese, e dall'altra parte con il mondo delle professioni, gli avvocati, i tributaristi e i notai. Nel complesso, nella manovra, le tasse vengono abbassate perché molta parte del gettito proviene dalla lotta all'evasione fiscale. Vengono migliorate e perfezionate le cosiddette microtasse, su cui c'è stato tantissimo dibattito, e vengono migliorate perché c'è stato un confronto forte con le categorie e appunto con le parti sociali, ma queste tasse diciamo contengono lo stesso quel loro messaggio educativo e anche improntato alla sensibilità ambientale e all'economia verde, che è il messaggio appunto che volevano dare. E in tutto questo contesto dobbiamo inoltre tenere presente la rivitalizzazione dello statuto del contribuente, che ha due pilastri fondamentali: la non retroattività delle norme e la semplificazione del sistema fiscale. Torno per un momento alla lotta all'evasione fiscale. Io oggi, che è un punto, come dicevo, su cui la manovra di bilancio si concentra, io oggi penso fortemente che nella lotta all'evasione fiscale noi dobbiamo coinvolgere i contribuenti. Oggi l'evasione, l'erosione e l'elusione sono le tre E che costituiscono il male del tessuto economico e sociale del nostro paese. Faccio qualche esempio: noi ogni anno abbiamo 80 miliardi di nero, su 100 euro ipotetiche di tasse 30 si perdono per strada, e ci sono stati numerosi tentativi con determinati strumenti come il redditometro, lo split payment, gli studi di settore, che però non hanno funzionato bene, anzi sono stati spesso boicottati. E la flat tax ha premiato soprattutto il lavoro autonomo, che, dati alla mano, non lo dico io, ma non ha mai abbandonato la testa della classifica in fatto di evasione fiscale. Noi al IRPEF ci siamo arrivati tardi, siamo arrivati nel 1973, le aliquote erano 32, ora sono 5. L'anno dopo soltanto una decina di milioni di italiani avevano fatto la dichiarazione dei redditi,
nell'83 erano 33 milioni, ora sono circa 40 milioni e mezzo. Quindi i dati ci dicono che il nostro paese, più che di cittadini fedeli col fisco, è un paese di inguaribili evasori. Risalgono già agli inizi del secolo scorso i dati che ci dicevano quali erano le categorie che erano inclini a pagare meno tasse, quindi i commercianti, i professionisti, gli imprenditori. All'epoca Filippo Meda era ministro delle finanze e si doleva molto di questa situazione, predicendo una rivolta morale che in realtà non ci fu. E anche col fascismo, nonostante la voce grossa del suo ispiratore, il problema non fu affatto risolto. Quando gli americani, contro il parere dei britannici, ci inserirono nel piano Marshall, a De Gasperi chiesero due cose: la riforma agraria e la riforma fiscale. Allora, la prima, con dolorosissimi mal di pancia e con tempi non certamente rapidissimi, venne attuata. La seconda rimase quasi lettera morta fino al 1973. Sulla flat tax, quindi dobbiamo fare molta strada, poi dal 73 è stata compiuta, ma ancora molta è ancora da fare. E sulla flat tax bisogna essere chiari: la flat tax è un sistema che anche lui può assumere un carattere di progressività, ma attenzione, non certamente nell'accezione che appunto ci racconta la Lega, che ha soltanto un unico effetto, quello di perdere un gettito che è calcolabile in 50 miliardi l'anno in un paese che ha un debito pubblico elevatissimo. Allora la domanda è: come copriamo questo buco? Tagliamo il welfare, tagliamo le pensioni, tagliamo l'istruzione? E poi c'è anche il fatto della storia di questa teoria, che nasce alla metà degli anni 50 nella mente dell'ultraliberista Milton Friedman e che si basa su un principio molto forte, che chi ha i quattrini risparmia e investe, chi invece non li ha spende solamente. Allora, tradotto in soldoni, cosa vuol dire? Che i soldi che restano ai ricchi, che risparmiano sulla questione fiscale, diventano investimenti, sostengono attività produttive, fanno aumentare la domanda, aumentano il PIL e l'occupazione. Allora, i dati e la storia, non soltanto degli ultimi anni, ci dicono esattamente il contrario, cioè questi profitti rimangono nelle tasche delle persone già molto ricche e vengono ulteriormente messe in investimenti finanziari che poi loro portano nei paradisi fiscali. Quindi praticamente è un forte stratagemma per permettere a un'elite piuttosto vasta di pagare legalmente meno tasse. Quindi siccome non si può andare avanti a colpi di condono, si trova il modo per fare appunto uno sconto. D'altro canto, e vado verso la fine, io penso anche che non bisogna trattare i cittadini come sudditi. Cioè, nel pagamento delle imposte, i cittadini sono cittadini, sanno che comunque il fisco serve per migliorare la società, per creare uguaglianza, e non a caso la nostra Costituzione ha sancito il criterio della progressività: ognuno dà in proporzione di quello che guadagna. Cioè, il fisco non serve per punire i ricchi. Olaf Palme, che è stato uno dei grandi padri della sinistra riformista, realizzatrice in Svezia di uno straordinario sistema di welfare, diceva che noi non dobbiamo eliminare i ricchi, dobbiamo cancellare la povertà. E io aggiungo che noi in Italia dobbiamo combattere i falsi poveri, quelli che riescono a mascherare i propri redditi e rubano le prestazioni sociali ai veri poveri, quelle famiglie numerose che hanno bisogno di servizi, università, asili nido e quant'altro. Vengo per un attimo, proprio un flash, chiudendo, al nostro partito. La manovra di bilancio io la reputo molto positiva, è un passaggio che va considerato, guardate, nelle condizioni date. Come ho detto nell'apertura della mia relazione, le condizioni date erano emergenziali e quindi le condizioni date, tutta la situazione che gravitava attorno alla stesura della manovra va considerata. Ci sono dei punti importantissimi, quindi va valorizzata, va portata avanti. Adesso ci saranno dei passi ulteriori. Io penso fortemente che il nostro partito in tutto questo deve essere protagonista. Noi dobbiamo non essere soltanto spettatori di quello che avviene in Parlamento, ma dobbiamo legare la nostra azione politica a quello che è l'azione dei territori, dei circoli, delle federazioni. Dobbiamo mobilitarci, fare iniziative, comunicare, spiegare, cioè ripercorrere e fare trade union tra quello che noi facciamo, che va valorizzato, portato e conosciuto. Io penso oggi più che mai, c'è il passaggio delle elezioni in Emilia Romagna oggi, abbiamo bisogno di un rilancio, abbiamo bisogno di una riprogrammazione, ma soprattutto noi abbiamo una grandissima forza, che è la nostra straordinaria capacità di dialogo, di mediazione, di confronto e di solidarietà.
Questo è il Partito Democratico. Grazie molto. Grazie. Per questa lettura che ci ha fornito del provvedimento, passare subito la parola alla Antonio Misiana, vice ministro all'opinione. Adesso mi metto un po' più in mezzo, dai. Eccoci. Nella colonna nascondeva. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, per la possibilità di raccontarvi quello che stiamo facendo con Franco, il Parlamento, il Governo e la situazione e quelle che sono le prospettive per il Partito Democratico e per il Governo che sosteniamo. Alessia ha già spiegato molto bene i contenuti principali della legge di bilancio. Credo che per apprezzarne la portata sia indispensabile ricordare il punto da cui siamo partiti, quando il nuovo governo si è insediato. Noi, i ministri hanno giurato il 4 settembre del 2019, il governo è entrato pienamente in carica una settimana dopo, con il giuramento dei sottosegretari e dei viceministri. Nelle tre settimane successive abbiamo dovuto correre e presentare in Europa la nota di aggiornamento al DEF e poi successivamente la legge di bilancio. Ma che paese abbiamo trovato quando, dopo discussioni non semplici tra di noi, abbiamo deciso di contribuire alla nascita del nuovo governo? Il paese che abbiamo trovato era un paese completamente fermo, in stagnazione, dicono gli economisti. E in effetti noi abbiamo chiuso il 2019 con una crescita, se così la possiamo chiamare, dello 0,1-0,2%. Molto, molto deludente rispetto a quelle che erano le promesse e le ambizioni del governo precedente. A settembre del 2018, quando Salvini e Di Maio, il ministro Tria, presentarono la loro nota di aggiornamento, il loro obiettivo era quello di abolire la povertà, di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro con quota 100 e di spingere la crescita economica del paese fino all'1,5%, quindi un dato molto significativo se guardiamo la storia recente del paese. La storia in realtà è andata molto diversamente. La manovra di Salvini e del precedente governo è una manovra che ha provocato una tempesta sui mercati finanziari, è una manovra che è stata portata avanti con una politica di scontro deliberato con la Commissione Europea. Batteremo i pugni in Europa, non arretreremo di un millimetro, questo diceva in particolare Matteo Salvini in quei mesi. Quella tempesta finanziaria ha provocato un aumento dello spread, un aumento dei tassi di interesse che hanno vanificato i miliardi di euro contenuto espansivo di quella legge di bilancio e di fatto hanno contribuito a portare l'Italia in stagnazione. Nella stagnazione, nel blocco dell'economia dell'anno scorso, ci sono motivi internazionali, perché la Germania va meno bene, c'è stato un certo rallentamento di molte economie avanzate, ma in quella stagnazione ci sono anche gli errori di politica economica del precedente governo. C'è il fallimento di una strategia populista e sovranista che teorizzava lo scontro con l'Europa, il deficit senza limiti e l'idea che quota 100, reddito di cittadinanza, una manovra tutta concentrata su spese previdenziali e assistenziali potesse far ripartire l'economia del paese. Non solo non è andata così e l'Italia si è fermata, ma quella legge di bilancio, quella del precedente governo, è stata in parte finanziata aggravando le cosiddette clausole di salvaguardia, cioè gli aumenti dell'IVA che ogni governo in questi anni si è trovato a dover disattivare. Ma l'aumento dell'IVA lasciato a noi in eredità dal precedente governo era il più alto di sempre, 23 miliardi di euro. Per fare un termine di paragone, il governo precedente aveva dovuto bloccare 12 miliardi e mezzo di aumento. Noi ce ne siamo trovati 23. E guardate, se Matteo Salvini ha aperto la crisi di governo in quei giorni al Papete, non è tanto per le questioni russe, anche per gli scontri con il Movimento 5 Stelle, ma il motivo principale, il motivo vero di quella crisi di governo è che Salvini non aveva la più pallida idea di dove trovare quei 23 miliardi di euro.
non aveva la più pallida idea di come mantenere la promessa che faceva da quelle spiagge di fare la flat tax e quindi un taglio delle tasse che si sarebbe sommato a quei 23 miliardi e che avrebbe portato la manovra, la necessità di reperire risorse oltre i 40 miliardi di euro. Non sapeva come mantenere quelle promesse. La scommessa di Salvini su quelle spiagge del Papente era: mandiamo a casa il governo, portiamo il paese subito alle elezioni e semmai la stangata agli italiani la daremo dopo le elezioni, passata la festa e campato lo sangue. Questo era il piano di Matteo Salvini, anche perché la bozza di legge di bilancio che il ministro Tria aveva preparato e che noi ci siamo ritrovati nei cassetti del Ministero dell'Economia e delle Finanze quando siamo arrivati il 20 settembre era una manovra lacrime e sangue. Tria aveva fatto una proposta per bloccare quell'aumento dell'IVA, ma era una proposta che tagliava la sanità, che tagliava gli enti locali, che bloccava le assunzioni nel pubblico impiego e bloccava anche il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ed era una manovra che tagliava del 30% in modo lineare tutte le agevolazioni fiscali. Sapete cosa avrebbe comportato? Quando noi in dichiarazione dei redditi scarichiamo le spese sanitarie, scarichiamo il 19% di quello che spendiamo. Se facciamo ristrutturare la casa, scarichiamo il 50%. Con quel taglio il 50 sarebbe diventato il 35, il 19 sarebbe diventato il 13 e tutti noi avremmo pagato più tasse, non meno tasse. Questa era la manovra che Tria ha fatto vedere a Salvini. Salvini ha chiuso quella cartellina e ha deciso di fare la crisi di governo, la vera storia di quei mesi di agosto e della successiva nascita del governo a cui noi del Partito Democratico abbiamo deciso di contribuire, assumendoci peraltro la responsabilità della politica economica in prima persona, esprimendo nella figura di Roberto Gualtieri il ministro dell'economia e delle finanze. Che cosa abbiamo fatto successivamente al nostro insediamento? La prima cosa che abbiamo fatto, ma guardate, è stata decisiva, è stato cambiare radicalmente atteggiamento nei confronti della Commissione Europea e delle istituzioni, ma non nel senso di subalternità della rappresentazione caricaturale che la Lega fa del nostro atteggiamento nei confronti dell'Europa, perché noi in Europa ci siamo andati a negoziare duramente e Roberto Gualtieri, a differenza di Matteo Salvini che in Europa non c'è mai andato, è uno che di Bruxelles conosce i corridoi, le stanze, i sottoscala, alza la cornetta e chiama il Presidente della Commissione Europea e il Governatore della Banca Centrale, e abbiamo negoziato con questa credibilità, abbiamo negoziato spazi di bilancio maggiori di quelli che alla fine ha ottenuto il precedente governo, perché il grado di espansione di questa manovra è superiore rispetto alla versione finale della manovra precedente, quella che loro alla fine hanno fatto approvare tornando con la coda tra le gambe da Bruxelles, ma è stato uno spazio di flessibilità ottenuto con un negoziato serio, riaffermando con forza che l'Italia dall'euro non esce e non facciamo i mini bot, non facciamo le scemenze che raccontavano gli esponenti della Lega, che per mesi hanno raccontato suscitando allarme e minando la credibilità di questo paese. Abbiamo cambiato questo atteggiamento e questo atteggiamento ha provocato un immediato raffreddamento delle tensioni sui mercati finanziari. Con loro lo spread era andato oltre 300, facendoci buttare via miliardi di euro in maggiori interessi sul debito pubblico, con noi è dimezzato a 150. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel 2020, rispetto alle previsioni di 6 mesi fa del precedente governo, noi risparmieremo 7 miliardi di euro. Ne risparmieremo quasi 12 nel 2021 e 17 miliardi e mezzo in meno di interessi nel 2022, perché c'è un effetto cumulativo. Il dividendo della stabilità, come giustamente lo ha chiamato il ministro Gualtieri, o il dividendo di un europeismo intelligente, come potremmo chiamare noi, vale 36 miliardi di euro che spenderemo in meno rispetto a quanto prevedeva di spendere il governo precedente. Guardate, questo è un tema decisivo è stato decisivo per portare a casa la legge di bilancio, per costruire un equilibrio diverso e socialmente più accettabile rispetto alla manovra che aveva preparato Tria. Battere i pugni in Europa in modo sterile e controproducente,
negoziare in modo serio, partendo dalla credibilità e dalla riaffermazione del nostro protagonismo in Europa, produce vantaggi per gli italiani, perché quei 36 miliardi di euro che risparmiamo ci sono serviti per bloccare l'aumento dell'IVA, primo grandissimo risultato di questa legge di bilancio, e ci sono serviti anche per recuperare spazi per fare le cose che raccontava Alessia, che vado rapidamente a ripercorrere, perché è vero che il blocco dell'aumento dell'IVA nel 2020 assorbe gran parte della manovra, e del resto erano 23 miliardi, una cosa gigantesca. Adesso il mio predecessore Massimo Garavaglia, quando va in televisione, diceva: ma l'IVA ogni anno è stata bloccata e non aumenta, grazie al cavolo. Loro dovevano trovare 12 miliardi, noi abbiamo dovuto trovare 23, ma se fossero stati loro avrei voluto vedere cosa avrebbero fatto per bloccare questi 23 miliardi di aumento. 23 miliardi di aumento bloccato vuol dire che noi abbiamo risparmiato ad ogni famiglia oltre 500 euro di stangata dal 1 gennaio del 2020, perché l'IVA del 22 sarebbe andata al 25,2 e l'aliquota del 10 sarebbe schizzata al 13, e noi dal 1 gennaio avremmo avuto le aliquote più alte d'Europa, e altro che stagnazione, saremmo finiti dritti in recessione, perché sarebbero calati i consumi e quindi sarebbe diventato negativo il tasso di crescita dell'economia. Questo l'abbiamo fatto ed è un risultato non scontato e di grande portata. Abbiamo però recuperato gli spazi anche per fare altro. Prima scelta: abbiamo tagliato le tasse, non ci siamo limitati a bloccare l'aumento dell'IVA, ma lo abbiamo fatto in modo molto diverso rispetto a quanto avrebbe fatto la Lega se fosse rimasta al governo di questo paese. La flat tax che aveva in testa Matteo Salvini avrebbe dato una mano alla parte più benestante dei contribuenti, perché guardate che fino a 30.000 euro di imponibile, e lì dentro ci sono il 95% dei pensionati, l'80% dei lavoratori dipendenti e anche la stragrande maggioranza degli autonomi, se si tiene conto delle detrazioni, delle agevolazioni fiscali, l'aliquota effettiva è già oggi inferiore al 15%, fino a 30.000 euro di imponibile. E questa è la realtà. E quindi l'aliquota al 15 non avrebbe cambiato nulla per chi stava fino a 30.000 e avrebbe dato una mano enorme a quelli sopra. Chi guadagna, chi dichiara 100.000 euro di reddito imponibile avrebbe avuto un enorme sconto fiscale, chi guadagna 25.000 euro di imponibile avrebbe avuto zero. Questa era la riforma di Salvini. Noi abbiamo fatto una scelta radicalmente diversa: tagliare le tasse, sì, certo che tagliamo le tasse, perché la pressione fiscale noi la vogliamo ridurre, ma le abbiamo tagliate ai redditi bassi e medi, cioè a chi ha più bisogno di pagare meno tasse oggi, e abbiamo iniziato a tagliarle ai lavoratori dipendenti, perché i lavoratori dipendenti da tanti anni, dal 2014, quando non a caso eravamo ancora noi al governo del paese, non beneficiavano di sconti fiscali. Avevamo poche risorse, abbiamo fatto una scelta: concentrare su chi ha più bisogno partendo dai lavoratori dipendenti, e sapendo però che il primo passo, il taglio del cuneo fiscale a totale vantaggio delle buste paga, che abbiamo attuato con il decreto legge approvato pochi giorni fa, perché noi vogliamo fare una riforma organica dell'IRPEF. Partiamo dal cuneo fiscale, ma il grande obiettivo che abbiamo quest'anno è fare una riforma complessiva dell'IRPEF, il che vuol dire che andiamo a ridurre le tasse anche ai pensionati e ai lavoratori autonomi che pagano l'IRPEF. Questo è l'obiettivo verso cui vogliamo andare, partendo da una prima importante misura che abbiamo preso, che è il taglio del cuneo fiscale. Abbiamo fatto altre tre grandi scelte di politica economica, le vado a ricordare molto rapidamente, ma danno il segno della discontinuità di questo governo rispetto a quelle precedenti. Prima scelta ulteriore, se ne parla pochissimo, ma a mio giudizio è forse la più importante di questa legge di bilancio. Noi in questa legge di bilancio abbiamo messo il più grande piano di investimenti pubblici degli ultimi 10 anni di questo paese, 58 miliardi di euro dal 2020 e dal 2034, molto più grande dei piani di investimento delle leggi di bilancio precedenti, partendo dall'idea che la crescita riparte se ripartono gli investimenti pubblici e gli investimenti privati, se si realizzano opere. E questo piano da 58 miliardi di euro non l'abbiamo disperso in mille rivoli, abbiamo fatto due scelte che sono scritte nero su bianco nella legge di bilancio. La prima è dare gran parte di questi soldi ai comuni, alle province e alle regioni, cioè a chi sta sul territorio,
e in particolare ai comuni, perché sono i comuni che possono fare più rapidamente queste opere pubbliche, possono realizzare i cantieri, fare la progettazione, come dire, dare ossigeno alle piccole e medie imprese sul territorio facendo partire queste opere pubbliche. Seconda grande scelta, questi 58 miliardi vanno essenzialmente per un grande piano per l'ambiente, lo sviluppo sostenibile, il contrasto del cambiamento climatico. Guardate, il tema ambientale era sempre stato in secondo piano, anche dei nostri governi, ce lo dobbiamo dire, anche dei governi nostri della scorsa legislatura. Credo che i tanti ragazzi che sono scesi in piazza in questi mesi e una maggiore consapevolezza dell'emergenza del cambiamento climatico e della necessità di cambiare il nostro modello di sviluppo sia finalmente entrata nella legge di bilancio e nelle scelte di politica economica. Quei 58 miliardi serviranno innanzitutto per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio, per la mobilità sostenibile, quindi più ferrovie, più metropolitane, più tram, più piste ciclabili, più mobilità meno inquinante, serviranno per la lotta al dissesto idrogeologico, serviranno per tante cose che migliorano l'ambiente, riducono le emissioni, perché noi ci siamo impegnati a dimezzarle entro il 2030 ed azzerarle entro il 2050, il grande piano di Ursula von der Leyen. Ma quell'ambientalismo, quell'impostazione ambientalista non è un ambientalismo bucolico. Dietro c'è la scommessa che quel piano di investimenti per l'ambiente creerà nuove imprese e nuovi posti di lavoro. L'economia verde dentro questa legge di bilancio è una grande scommessa. Un'economia verde in cui già oggi l'Italia è leader europeo e che può essere uno straordinario motore per fare ripartire lo sviluppo nel nostro paese. E da questo punto di vista, coerentemente con il piano di investimenti pubblici, rafforziamo anche gli incentivi per gli investimenti privati e li orientiamo verso l'ambiente, perché proroghiamo e rafforziamo il pacchetto impresa 4.0, cioè gli sconti fiscali che aiutano le aziende a investire, ma li orientiamo anche verso gli investimenti ecosostenibili. Proroghiamo non a caso l'eco bonus, cioè lo sconto che ognuno di noi può avere se cambia la caldaia, se cambia gli infissi, 65%, tanto per intenderci. Introduciamo anche il bonus facciate, che avrà un grande peso nel fare ripartire l'edilizia, se funzionerà come è funzionato in Francia. Quindi rafforziamo anche il pacchetto di incentivi per gli investimenti privati. Facciamo un ultimo insieme di scelte, ma non è certo ultimo in ordine di importanza, che va nella direzione di uno sviluppo sostenibile anche dal punto di vista sociale. Guardate, questione ambientale e questione sociale vanno assieme. L'ambiente può essere un grande motore per la ripartenza del paese, la questione sociale è un tema che noi dobbiamo affrontare ed aggredire con la massima determinazione. E allora noi facciamo una prima grande scelta di carattere sociale, che è l'investimento sulla sanità pubblica in questo paese. 2 miliardi in più nel 2020, 1,5 miliardi in più nel 2021, più le risorse per cancellare il super ticket dal 1 settembre del 2020. È una scelta molto importante, il più grande aumento del Fondo Sanitario Nazionale degli ultimi 10 anni. E ci aiuteranno questi soldi ad assumere medici e paramedici, perché stanno andando in pensione tanti medici che non siamo stati in condizione di sostituire, e noi rischiamo di chiudere interi reparti, e noi invece vogliamo difendere il Sistema Sanitario Nazionale. Aboliremo, e questo vuol dire che dobbiamo mettere borse di studio per gli specializzandi e investire sul Sistema Sanitario Nazionale come stiamo facendo. Abbiamo fatto un'altra grande scelta, che è quella che veniva ricordata, della gratuità degli asili nido, raddoppiando il voucher nidi a disposizione delle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, che sono la stragrande maggioranza delle famiglie italiane, rafforzando anche quello tra 25 e 40.000 euro. Perché investire sui nidi? Abbiamo messo anche 2 miliardi e mezzo per aumentare l'offerta di asili nido, perché in tante parti d'Italia non ci sono gli asili nido. Quella è una misura di giustizia sociale innanzitutto. Guardate che se le famiglie italiane non fanno figli, e ne fanno purtroppo molto meno rispetto a 10 anni fa, e anche per i costi che devono sostenere, il costo di mandare un bambino all'asilo nido, il costo dell'istruzione,
noi abbiamo il dovere di ridurre il carico che per una famiglia rappresenta la responsabilità genitoriale, ma rafforzare e rendere gratuiti gli asili nido vuol dire anche dare a tante donne la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Guardate, uno dei gap che separa l'Italia dal resto d'Europa è l'occupazione femminile, 13 punti in meno di tasso di occupazione femminile, e c'è una diretta correlazione: più servizi per l'infanzia sono presenti, maggiore è l'occupazione femminile. Questo accade nelle diverse regioni d'Italia e anche nel resto d'Europa, e noi abbiamo milioni di donne in questo paese che hanno studiato, sono competenti, hanno voglia di dare un contributo alle loro famiglie, naturalmente possono dare un enorme contributo al nostro sistema economico, che dobbiamo mettere in condizione effettivamente di partecipare nel mondo del lavoro. Il tema dei servizi per l'infanzia da questo punto di vista è cruciale. Ora, e ho finito, è chiaro che una legge di bilancio non esaurisce minimamente tutto quello che c'è da fare per fare ripartire un paese che ha pagato più degli altri in Europa la grande crisi e che ha chiuso il 2019 in stagnazione. Però noi indichiamo finalmente una direzione di marcia diversa. Guardate, una direzione di marcia diversa che fa i conti con gli errori del precedente governo, ma anche con i limiti dei nostri governi. Ce lo dobbiamo dire, perché se noi abbiamo perso le elezioni del 2018 in modo così rovinoso, dopo aver governato 5 anni questo paese, noi dobbiamo imparare anche dai nostri errori, dalla sottovalutazione della questione sociale, dalla necessità di ricucire i rapporti con pezzi, con mondi, con settori della società con cui noi in questi anni invece avevamo litigato e che verso i quali non eravamo più un punto di riferimento. Ecco, credo che in questi mesi abbiamo saputo ricucire in modo importante anche i rapporti con le organizzazioni sindacali, con le parti sociali. Abbiamo ricostruito un tessuto di dialogo. Il Partito Democratico è il vero punto di riferimento di questi mondi, e questa è una delle grandi opportunità che abbiamo, stando al governo e mandando avanti questo esecutivo. Poi è chiaro che ci stiamo assumendo anche dei rischi, perché i problemi dei nostri partner di governo li conosciamo bene, eravamo duramente in contrasto con loro fino a pochi mesi fa, abbiamo dei punti importanti di incontro e di condivisione, ma su altri temi siamo molto distanti. Qui rilancio le conclusioni dell'intervento di Alessia: c'è la scommessa del Partito Democratico. Guardate, 3/4 di quello che sta scritto in questa legge di bilancio sono proposte del Partito Democratico, di questo dobbiamo essere consapevoli. A me fanno un po' sorridere quelli che rappresentano il Partito Democratico come subalterno nei confronti del Movimento 5 Stelle. Io ho lavorato con Nicola Zingaretti nella sua segreteria, e a maggio del 2019 presentammo il Piano per l'Italia, che era l'idea di una proposta economica che rilanciasse il nostro ruolo come alternativa al governo giallo-verde. Nel Piano per l'Italia stavano scritte 3 grandi proposte. La prima, tagliare le tasse ai lavoratori. La seconda, un grande piano di investimenti per l'ambiente. La terza, rendere gratuita l'istruzione dagli asili nido all'università. Il taglio delle tasse lo abbiamo fatto, lo abbiamo iniziato. Il grande piano di investimenti per l'ambiente sta scritto nero su bianco nella legge di bilancio. La parte sull'istruzione abbiamo iniziato a farla, perché abbiamo reso gratuiti sostanzialmente gli asili nido. Dobbiamo lavorare sul resto, e già da questo punto di vista c'è la traccia delle cose da fare per i prossimi mesi e della necessità per il Partito Democratico di lavorare per un'agenda di governo da condividere con gli altri alleati della nostra coalizione. Dobbiamo costruire la riforma dell'IRPEF, dobbiamo lavorare sul tema della scuola e dell'università nella direzione che avevamo già indicato a maggio del 2019, dobbiamo avviare con le organizzazioni sindacali e con le parti sociali un confronto sulla riforma della previdenza, perché nel 2021 finisce quota 100, ma non è che possiamo tornare alla Fornero così com'era, con uno scalone di 5 anni. Bisognerà immaginare un percorso di flessibilizzazione dell'età di pensionamento, però più giusto, più equo rispetto a quota 100, che ha tagliato fuori tante persone, e più sostenibile dal punto di vista finanziario, perché quota 100 è costato uno sproposito e noi i soldi dobbiamo dedicarli anche ad altre voci di spesa importanti.
dobbiamo ragionare con le parti sociali anche sul grande problema che il welfare italiano oggi affronta in modo molto limitato, ed è la non autosufficienza, che riguarda 3 milioni di famiglie che hanno a casa persone anziane che non sono più in condizione di badare a se stesse. Questo numero cresce. Queste famiglie sono abbandonate a loro stesse, spesso devono districarsi tra le badanti con tutto quello che ne consegue, e strutture che costano l'ira di Dio e che persone con un reddito normale spesso non si possono permettere. Lì c'è una grande emergenza sociale e io credo che quella bandiera la deve prendere in mano il Partito Democratico, costruendo un grande progetto, una legge quadro sulla non autosufficienza, che io credo che sia una delle sfide più importanti per un nuovo welfare nel nostro paese nel XXI secolo. Come vedete, di cose da fare ce ne sono tante. Noi abbiamo rimesso il paese in carreggiata, perché l'Italia oggi non corre i rischi che correva fino a pochi mesi fa. C'è un confronto molto duro con i nostri avversari, dove vedremo quelli che saranno i risultati di queste elezioni regionali, ma sappiamo la forza di Matteo Salvini, della Lega, di Fratelli d'Italia, della destra sovranista e populista in questo paese. Noi dobbiamo contrapporre un'alternativa forte che parta da quello che stiamo facendo al governo sicuramente, ma anche da una grande forza del Partito Democratico, dal suo radicamento nei territori, nella società del nostro paese, per dare forza ad un'alternativa democratica ai populisti alle destre. Grazie. Grazie. A prendere tutte queste informazioni dalla voce del Vice Ministro per noi è preziosissimo. Veramente andrebbero moltiplicate queste iniziative. Io dico a voi esponenti che poi operate a Roma, sappiate che tutte queste informazioni non le abbiamo, non girano, e quindi è importantissimo che il partito, comunque il governo, noi facciamo parte, faccia delle iniziative, delle operazioni di verità e porti a conoscenza di tutti noi, con iniziative simili a queste, tutto lo sforzo, l'impegno e anche i risultati che sono stati conseguiti, perché veramente ci ha lasciato un messaggio di speranza delle cose che sono state fatte rispetto alla contingenza tragica nella quale ci siamo trovati quest'estate, che era appunto una politica dissennata che è durata peraltro solo un anno. Quindi veramente quanto è importante diffondere le informazioni, quanto è importante che noi sappiamo quello che sta facendo il partito, che non dorme, anzi opera, lavora attraverso le istituzioni dove è presente. Passo la parola a Franco Mirabelli. Grazie. Molte cose sono state dette, non le ripeto, voglio provare a fare il ragionamento politico a partire da un ringraziamento ad Antonio per essere qui, per l'intervento che ha fatto, e un ringraziamento a chi ha organizzato questa iniziativa, perché io penso che noi abbiamo bisogno, al di là delle informazioni, della circolazione delle informazioni, abbiamo bisogno anche di fare un ragionamento su questa finanziaria che ci porti fuori da una sorta di senso comune che si è formato sulla legge di bilancio, sul governo, sull'azione di governo, e su cui, diciamocelo, anche il nostro dibattito, anche noi siamo un po' subalterni alla narrazione di una legge di bilancio inutile che consegna il paese al disastro quando va male, o alla narrazione di una legge di bilancio che comunque sì, ordinaria amministrazione. Non è questo, mi pare che l'abbia detto bene Antonio, e penso che dobbiamo averne la consapevolezza, perché guardate, tra di noi ci raccontiamo che insomma questa non c'è tanta discontinuità tra i due governi Conte. È un pezzo del nostro dibattito questo che Antonio ha spiegato bene. Mi pare che il tema delle discontinuità sia evidentissimo quando
questa manovra taglia le tasse ai lavoratori dipendenti e non fa la flat tax, non taglia le tasse ai ceti più alti come voleva fare la Lega. È evidentissima quando di fronte a un anno, quello del governo giallo-verde, in cui sono stati fatti 9 condoni fiscali, ed è stato teorizzato, guardate con grande forza, nel dibattito, Antonio, c'è sempre stato nel dibattito anche in aula questo tema del fatto che le tasse sono una cosa che insomma non serve pagare ed è sbagliato pagare e che è sbagliato imporre ai cittadini di pagare le tasse, è una cosa ormai che viene esplicitata nella discussione. E allora tra i 9 condoni e una serie di misure che stiamo mettendo in campo per combattere l'evasione fiscale a partire dalla tracciabilità del denaro e altre cose, beh, io credo che ci sia una grandissima discontinuità, che è una discontinuità profonda, che mette in campo 2 idee diverse di quale deve essere il paese. La sanità, abolire il super ticket, mettere 2 miliardi in più sul sistema sanitario, è tanta roba, non c'era prima. E poi altre 2 cose, fatemele dire, Antonio ha già parlato della questione ambientale, mettiamo tanti soldi per raccogliere una domanda che viene dalle piazze dei Fridays for Future e dei ragazzi, ma è una domanda oggettiva, cioè o cambia il modello di sviluppo o si afferma un'economia che consuma meno, che costruisce economia circolare, che produce meno emissioni, o prevale questa economia, o se no il futuro del pianeta è in discussione. Noi investiamo tantissimo da qui ai prossimi anni con l'idea di pensare a queste politiche ambientali, alla green economy, come una grande opportunità per il nostro paese, in cui la competizione non sarà più su chi fa pagare meno il costo del lavoro o su chi produce di più e quindi uno sviluppo tutto quantitativo, ma in cui la competizione sarà chi è più capace di innovare, chi è più capace di consumare meno, chi è più capace di mettere in campo politiche economiche che premiano l'innovazione, che premiano le aziende, la ricerca, tutto ciò che serve ad avere meno impatto ambientale. E poi fatemi dire un'altra cosa, noi abbiamo messo in questa legge di bilancio quasi un miliardo per un piano casa, in un paese in cui da tanti anni, da troppo tempo, sulla casa non si fa nulla, in cui con la scusa di aver delegato alle regioni il tema di casa non ci si occupa più, se non con leggi che si chiamano come l'ultima emergenza abitativa, di costruire le condizioni perché ci siano risposte alle diverse domande abitative che sono tante. I giovani, una gran parte del lavoro dipendente, i più deboli di questa società fanno fatica a trovare casa. E quando parliamo di welfare, di protezione sociale, eccetera, non possiamo far finta che il tema sia solo il reddito di cittadinanza. Dobbiamo pensare anche a questo, al diritto di abitare. Oggi aver messo 1 miliardo in legge di bilancio, e tra qualche giorno il ministro farà un decreto attuativo per esempio anche a ricominciare a realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica, immagino con criteri assolutamente diversi, senza consumare suolo, promuovendo la rigenerazione urbana, il riuso e il riutilizzo di strutture che ci sono, è un'altra cosa importante, di grande discontinuità rispetto a chi
ha ragionato anche dal punto di vista legislativo per un anno su queste questioni, pensando solo alla speculazione e a far consumare suolo e guadagnare le grandi. Allora, quindi dire che non c'è discontinuità è una cosa non suffragata dai fatti, ma si dice. E poi l'altra cosa, l'accennava Antonio, su cui io penso che noi, guardi, io sono in molte chat, discutiamo, leggo, ma noi siamo veramente subalterni all'idea che questo governo è un governo diretto dai 5 Stelle, in cui le nostre idee non ci sono. Ma questa finanziaria è lì a dimostrare che non è così. Perché al di là dell'IVA, 23 miliardi, noi ci siamo imposti, perché abbiamo detto una finanziaria fatta da noi è una finanziaria in cui vanno tagliate le tasse ai lavoratori. L'abbiamo fatto. Era una proposta nostra. Nostra, non di altri, nostra. Qual è la subalternità nei confronti dei 5 Stelle? E sull'ambiente, vi dico di più, oltre alle cose che ho detto prima, noi siamo già riusciti, con l'ultimo decreto clima, a introdurre una cosa che è nostra, che è quella di trasformare, guardate, è una cosa importante, sembra poco concreta, il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è diventato CIPES. Abbiamo introdotto l'idea che la programmazione economica non basta, che ci vuole la programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile, perché quel tema ambientale, quel tema di uno sviluppo diverso deve innervare tutte le politiche, è una cosa nostra, nostra, che abbiamo certo mutuato dall'alleanza per lo sviluppo sostenibile contro le povertà di Giovannini, ma è una cosa nostra, così come la cosa sulla casa è una cosa nostra, così come il fatto di esserci impuntati perché questa legge di bilancio si facesse senza tagliare la spesa sociale, senza tagliare soldi ai comuni, anzi, è una cosa nostra, sono battaglie che abbiamo fatto noi, io davvero non capisco. Sì, certo, abbiamo potuto fare poco, le risorse economiche nel quadro che ha descritto Antonio non è che ci consentivano di fare chissà cosa, ma abbiamo impresso una direzione chiara a questo governo, che è la nostra, che sta dentro alle proposte che faceva il PD, ma perché non riconosce? Ma perché non partiamo da qui invece che partire dal fatto che è troppo poco? Io penso che sia tanto invece nelle condizioni date. E un'altra cosa, l'ha detto sempre Antonio, se non ci fosse stato il PD, questa finanziaria non ci sarebbe stata, perché il rapporto con l'Europa, la credibilità in Europa, che ci viene spesso rilanciata contro, però la credibilità in Europa e con l'Europa, la capacità di stare dentro un'idea di Europa che vuole cambiare l'Europa, ma che sa che lo sviluppo non è possibile senza una politica europea, purtroppo lo sanno bene anche gli americani, lo sanno bene anche i russi, lo sanno bene anche i cinesi, che infatti combattono perché l'Europa si indebolisca sempre di più, perché diventa un competitore molto forte. Ma anche questa cosa è una cosa nostra, è una cosa del PD, è una... Io penso che dobbiamo avere un po' più di consapevolezza anche dei meriti. Certo, abbiamo fatto una cosa difficile, una cosa con alleati con cui ci siamo combattuti fino all'altro giorno, ma i risultati sono questi. E dire che non c'è discontinuità o dire che quella che c'è nella legge di bilancio è l'agenda dei 5 Stelle, io francamente faccio veramente fatica a trovare nei fatti queste cose che sono diventate quasi luoghi comuni. Antonio diceva ci resta da fare molto, certo, e guardate, io voglio citare
l'incontro di Rieti, perché da lì credo siano uscite alcune linee importanti su cui proseguire non solo l'azione di governo, ma anche la costruzione di un nuovo PD. E la prima cosa è quella di guardare sempre a una domanda di protezione sociale, che è quella domanda che non è stata percepita come evasa dai nostri scorsi governi e per cui noi abbiamo perso, perché noi non siamo percepiti e non siamo stati percepiti come capaci di garantire protezione sociale. Questo oggi deve diventare la nostra priorità. Il taglio del cuneo fiscale sta dentro questo ragionamento. Le cose che diceva Antonio sulle iniziative sulla famiglia, la cosa che dicevo io sulla casa, la sanità, le norme che dovremmo fare sulla non autosufficienza vanno tutte in quella direzione. Questo però concretamente vuol dire due cose. Lo dico perché credo che ogni tanto dobbiamo anche portare nel segno. Uno, non ha nessun senso pensare di contrapporre questa scelta alla crescita. Noi non possiamo pensare di dover scegliere tra crescita e protezione sociale. Noi abbiamo bisogno di costruire un partito che oggi risponde a una domanda che c'è nel Paese, una domanda di protezione sociale. Sulla crescita non abbiamo mai fatto passi indietro, anche in questa finanziaria abbiamo recuperato norme, scelte, siamo ritornati su Industria 4.0. Contrapporre, come ho visto fare a qualcuno, protezione o crescita, se un partito di sinistra dice bisogna, oggi il tema principale è quello della protezione, sbaglia perché invece deve dire la crescita, io lo trovo incomprensibile. Oggi io penso che sia giusto dire che il tema è la crescita, che il tema è la protezione sociale, è la protezione, perché c'è una domanda forte che alimenta continuamente la destra, perché quella domanda inevasa è la domanda su cui Salvini specula suscitando le paure, dicendo alla gente non c'è futuro, va tutto male, non c'è futuro, arrabbiatevi e specula su questo, mettetevi contro il vostro vicino di casa che ha appena un reddito di qualche decina di euro più di voi o ha un lavoro un po' migliore del vostro. Noi dobbiamo ritornare ad assolvere questa funzione, costruire una società in cui tutti si sentono salvaguardati e non si sentono soli. Per questo è il tema principale e per questo io penso che sia sbagliato, così poi magari io penso che siano sbagliate alcune idee. Questa cosa che si potesse fare una finanziaria diversa dicendo chiudiamo col reddito di cittadinanza e mettiamo i soldi chissà a diminuire le tasse, oppure chiudiamo quota 100 e prendiamo quei soldi per ancora diminuire le tasse, che sembra anche un pezzo di noi, questo sembra. Io penso che sia sbagliato. Io penso che il reddito di cittadinanza così com'è non funziona, funziona male, ma il tema di garantire un reddito alle persone che oggi non ce l'hanno è un tema che c'è. Quei soldi comunque andranno messi lì. Ma la Guardia di Finanza andranno messi. Scopre il furbetto. Sì, 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 ma questo va bene. Io con la Maserati. Sì. Ma ce ne sono tante. Sì. E tu sei abolito. Non sto dicendo questo. Non ho detto questo. Ho detto, si può anche cambiarlo il reddito di cittadinanza, tornare al reddito di inclusione così come l'avevamo fatto noi. Ma quei soldi lì devono restare su quel capitolo, aiuto alle persone che hanno bisogno, non può essere messo altrove. Così come, permettetemi, il tema di quota 100 è un tema molto
molto semplice. Ma io non credo che noi ce lo dovremo porre da domani solo in termini di quando mandiamo in pensione le persone. Perché oggi il sistema previdenziale in questo paese c'è un grandissimo problema, che noi non siamo in grado di pensare di garantire una pensione decente di sopravvivenza, diciamo, a chi oggi è a 40 anni, sta lavorando, ha fasi alterne, cambia spesso lavoro, col sistema contributivo, con... Non solo non sappiamo quando potranno andare in pensione, ma sappiamo già oggi che le pensioni, così, se non si cambia questo sistema, in funzione anche delle giovani generazioni. Cioè, per esempio, questa idea che sta dentro il ragionamento che ho fatto della pensione di cittadinanza, cioè garantire a tutti quando andranno in pensione, una pensione che non sia inferiore a un minimo che garantisca una esistenza, è un tema serio e oggi noi non siamo in grado di garantire. Allora, questi sono i temi che abbiamo di fronte e credo che vadano sviluppati con un po' meno di tattica, con un po' meno di semplificazione, ma con la consapevolezza che noi abbiamo le energie, le risorse, le intelligenze per raccogliere le domande che vengono dalla società. Chiudo il senso di questo intervento, che si aggiunge alle cose dette, è questo. Io penso che noi dobbiamo essere orgogliosi di questa finanziaria. Essere orgogliosi di quello che stiamo facendo in una situazione molto difficile per il nostro paese. Perché già oggi, con questa finanziaria, noi abbiamo messo il paese nelle condizioni di avere una speranza di crescita, di ripartenza, che prima non aveva.